Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, dopo mesi e mesi che la Rockstar faceva uscire merda su GTA 5, il Lego, le Shark Card, compra le auto di merda, compra di qua, compra di là, finalmente si è degnata di far uscire qualche notizia su questo capolavoro, sul prossimo step dei capolavori, che è Red Dead Redemption 2. Infatti ha fatto uscire, diciamo, degli artworks e degli screenshot delle principali cittadine presenti nel gioco. La prima è Valentine, the Heartland, come potete ammirare, e andiamo a leggere la descrizione. Una vivace e ruvida cittadina nelle Heartland. Le aste di bestiane di San Valentine attraggono commercianti, allevatori, cowboy, giocatori d'azzardo, fuorilegge e prostitute da ogni parte, cercando di guadagnare un po' di soldi, fare un po' di casino e divertirsi. Questa sembra essere la cittadina iniziale, infatti c'è tutta la merda e l'agglomerato proprio di casi umani, di disperati, che si possono trovare in questo capolavoro di gioco. Quindi Valentine nelle Heartland. Ora passiamo alla prossima destinazione, la prossima cittadina che vedremo su Red Dead Redemption 2, che si chiama Annesburg. Questo qui è praticamente le Annesburg Mine, sarebbero le miniere dove si scava, le Annesburg Mine. Allora andiamo a leggere la descrizione di queste qua, che questo è bellissimo, questo posto è bellissimo. La vita non è facile per i minatori e le loro famiglie ad Annesburg. C'è da quasi un secolo che alimenta il carbone su e giù per il fiume. Le condizioni di lavoro sono terribili per una piccola paga e molti uomini hanno perso la vita nella fossa, cioè nella miniera. Quindi questo sarà un posto dove riflettere, perché cari bambocci, mentre voi alle 4:30 di pomeriggio guardando Cartoon Network vi infilate il dito medio nel culo e con la mano sinistra vi sfrusciate il lobo sinistro per godere mentre vi fate una pippa, sappiate che nel tempo passato, ma anche oggi, ci sono persone che lavorano in miniera, che si spaccano la schiena per una piccolissima paga e muoiono appunto in miniera. E questo sarà appunto il luogo dove la gente muore. Poi passiamo a Saint-Denis. Questa è una città bellissima, spaziale. È una città avanti secoli rispetto a tutto quello che avete visto prima. Infatti, come potete ammirare, in basso a destra ci sono anche i tram. I tram elettrici, bambocci. Guardate che roba. Ovviamente il tram elettrico fa parte di una tecnologia avanzata per l'epoca e quindi lo troveremo, secondo me, secondo il mio modesto parere, più avanti nel gioco man mano che la trama va avanti. Leggiamo la descrizione di Saint-Denis. Saint-Denis è una città chiave del Nord America con una rotta commerciale che percorre tutta la lunghezza del paese. La vivace città di Saint-Denis è un crogiolo di culture e di persone in cui uomini d'affari, mondani, marinai, lavoratori, mendicanti e ladri vivono tutti fianco a fianco. Quindi è una città praticamente unica, come una grande metropoli, dove ogni genere di persona vive a contatto con gli altri. Anche qui succederanno i macelli, ma come potete vedere in basso a destra ci saranno anche uomini d'affari che ci faranno fare i big money. Big money! I want big money! Ora passiamo alle montagne. Mount Hagen! Qui ci sono delle bellissime montagne con una neve e la mia mascella è caduta per terra, perché adesso vi faccio vedere dei dettagli che rimarrete anche voi a bocca aperta, che basterà che vi si infila un cazzo in bocca e lo potete pure ciucciare tranquillamente, perché leggete. Una delle cime più note del Grizzly innevate di Ambarino. Il monte Hagen sovrasta il lago Isabella a ovest e Beartooth Beck a est, che fornisce il passaggio principale attraverso la catena montuosa occidentale e si unisce al fiume Dakota più a sud. Guardate qua! Guardate le orme nella neve, orme che vengono create in tempo reale quando il vostro cavallo avanza nella neve. Guardate le orme nella neve! Lo stai guardando le orme nella neve? Guardale e sbava! Guardate i dettagli per un open world, cioè noi stiamo parlando di un open world. Vabbè, andiamo avanti. Rose Scarlet Meadows, che non è un'attrice famosa, ma è una ennesima cittadina che troverete nel gioco. Andiamo a leggere la descrizione.
primitiva e corretta in superficie, le tensioni e la corruzione si insinuano nella città meridionale di Rhodes, che per anni è stata catturata nel fuoco incrociato tra i Bethwons e i Grigi, due famiglie di piantagioni in guerra. Quindi qui avremo anche due famiglie in guerra che si contenderanno le piantagioni, e quindi ci sarà un macello, combattimenti, furti, eccetera eccetera. Anche qua un'altra città della Madonna in cui rapinare e fare il cazzo che si vuole. Bellissima anche questa, sarà una città delinquenziale e la principale rotta in cui io mi dirigerò appena avrò questo succulento gioco. Mi sfrego le mani. Ora passiamo a Strawberry è un'altra cittadina nel gioco. Vedete anche la carovana che c'è, con un cavallo, diversi tipi di carrozze, eccetera, eccetera. Leggiamo Strawberry. Strawberry era poco più di una piccola cittadina di boscaioli fino all'arrivo del suo nuovo sindaco, un eccentrico della East Coast, che è ossessionato dal trasformarlo in un faro culturale per i turisti facoltosi, con grande meraviglia della gente del posto. Quindi questa città, questo sindaco la vuole trasformare per una e farla diventare una bellezza locale, una bellezza unica, e quindi ci sarà una cittadina un po' strana, un po' così particolare, dove ci saranno turisti da rapinare, derubare, eccetera eccetera. Quindi godo. E poi passiamo all'ultima, che è praticamente la palude. Notate al centro Arthur Morgan sulla boa, che praticamente sta navigando con la sua canoa. Quindi vedete la possibilità di usare il canoe confirmed 100%, anche questo è un nuovo dettaglio. E andiamo a leggere l'ultima località: un piccolo insediamento remoto nelle paludi di Bayou-Nenvoie. Le Mouin, la gente di La Grasse, vive in modo autosufficiente per la maggior parte del tempo, facendo un po' di soldi qua e là dalla pesca e facendo le guide turistiche per i viaggiatori che desiderano navigare nella regione. Quindi anche questa è la zona più remota, l'avete vista anche in alcune parti del trailer, ci saranno ovviamente i coccodrilli e vi faccio vedere questa cosa, che questa è bellissima. Guardate lì. No, non vi sto facendo vedere il cazzo di Arthur Morgan, ovviamente. Bei porconi. Vi faccio vedere la differenza tra il pantalone asciutto e il pantalone bagnato dall'acqua. Infatti, quando voi entrerete nelle pozze d'acqua, nei mari, negli oceani, nei fiumi, i vestiti si bagneranno. Un altro piccolo particolare in questo immenso gioco denominato il nuovo capolavoro. Tanti cari saluti e ci becchiamo su Twitch. Tanti like per Capobassone. Agagagagra.